molto molto leggera e così a cosa sue sue. Ciao ragazzi e ciao ragazzi, nuovo video, finalmente la nuova linea di cosmetici del Conad, Naturalani, che mi avete tanto tanto richiesto e come sapete io leggo sempre tutte le vostre richieste e sono felicissima di ogni commento, di richiesta, di suggerimenti che mi fate sui nuovi prodotti, quindi da andare, comprare, recensire per voi. Me l'avete tanto tanto richiesto e finalmente vi faccio questo video. Vi ho già fatto il video vlog alla Conad, numerosi video vlog al supermercato, sul mio secondo canale, assieme a mia sorella, vi ho fatto vedere appunto che avevo trovato la linea e vi ho già fatto anche sempre sul secondo canale video in riferimento alla parte cibo, quindi cibo bio, comunque con buoni ingredienti, prodotti sani e naturali. E adesso quindi finalmente ci occupiamo dei cosmetici, ragazze. Iniziamo subito con le cose che io ho comprato. Sapete che io vado sempre di persona nei supermercati e compro tante cose, lo faccio per amore vostro, per amore del bio, proprio perché ci tengo a che ci siano sempre prodotti migliori in commercio e infatti sta succedendo, stanno nascendo tante nuove linee bio o comunque con buon inci. Vi dico sempre che non conta soltanto la parola bio, non conta solo che sia bio, ma devono essere prodotti buoni. Quindi adesso diciamo ho da dirvi tante cose, iniziamo subito. Vi parlerò anche dei prodotti che non ho comprato, che per me non andavano bene, quindi ci sono cose sia positive che negative. Allora, il primo prodotto di cui voglio parlare mi ha deluso tantissimo, questo qua, gel doccia, questo gel doccia fico ibisco. Io quando sono andata là, ho fatto pure le foto col cellulare, ho guardato gli inci e erano tutti fatti bene, quindi questo c'è da dire. Ovviamente è una linea bio, quindi a buon inci non ci sono ingredienti dannosi, questa è la prima cosa positiva che ci fa ovviamente piacere, però ovviamente come vi dico sempre non conta solo bio, il prodotto deve essere anche funzionale, deve essere fatto bene. I prezzi di questi prodotti non sono proprio economici, però comunque sono giusti, essendo prodotti che hanno buon inci non sono proprio questo grande affare, però comunque sono accettabili ancora. Poi dipende dalle varie esigenze e dalla qualità. Questo per esempio secondo me non ci vale, perché questo gel doccia che io quando ho visto ho detto ah bello l'inci, fatto bene, ci sta anche il gel d'aloe vera, ci stanno vari estratti naturali, ho detto carino, c'era in varie profumazioni, ho preso questa qua fico ibisco pensando che fosse buona. La profumazione non mi piace per niente, si è rotto questo, cosa che io odio, cioè questo si è rotto la prima volta che l'ho aperto praticamente, è cosa che odio tantissimo. La profumazione non mi piace perché odora di medicina, ve lo giuro, infatti sotto la doccia mia sorella sa di Bactrim, una cosa assurda, e quindi non mi è piaciuto. Vabbè, ma a parte il profumo che voi sapete non è la cosa fondamentale, dal punto di vista della formulazione non mi è piaciuto perché è molto troppo delicato, quasi ha la sensazione che non ti lavi, cioè praticamente la schiuma è molto poca, quindi queste cose ve le dico perché poi dipende dalle esigenze. Ci sta anche chi dice ah, voglio il prodotto ok, naturale, con buon inci, non fa niente che non mi lavo, cioè che è un po' più delicato. Io sapete che ci tengo tantissimo alla qualità del prodotto, quindi tra un prodotto bio completamente con buon inci così che però non fa la sua funzione, per me comunque non si può promuovere, al di là del fatto che il profumo veramente, cioè avere un bagno schiuma vi deve dare il piacere di utilizzarlo, deve avere un buon profumo, perché già lo so come sono fatta io, se ce n'ho due o tre, e io ce n'ho sempre tanti in bagno scuro perché provo tanti prodotti, sapete, per le recensioni, e prendo sempre quello che c'ha un buon profumo perché mi piace sentire questo profumo sotto la doccia, e quindi non è questo il caso, comunque lo userò lo stesso e lo finirò ugualmente. Volevo parlare di quest'altro prodotto, questo qua è il gel detergente viso, e anche questo qua è molto delicato. C'è da dire che tutta questa linea, almeno le cose che ho visto io, sono molto delicati. Quindi cosa vuol dire questo? Delicati al limite con l'inefficacia, ecco perché un po' mi hanno deluso, perché sia un prodotto deve essere delicato. Per quanto riguarda il gel viso è positiva ancora questa cosa che è delicato, infatti questo prodotto qua non lo boccio completamente. Però insomma, se un detergente, un bagno schiuma non mi fa tanta schiuma, allora insomma è troppo delicato, quindi questi sono così, io ho capito sta cosa, sono molto molto delicati e quindi deve piacere o non può piacere, dipende dai gusti, e le profumazioni non sono assolutamente insomma belle, non sono belle profumazioni, sono anche molto delicate, insomma a volte un po' bruttine da perfezionare, ecco. Diciamo questa è una nuova linea, hanno voluto
voluto fare dei prodotti bio, hanno voluto fare dei prodotti buoni, però comunque non sono proprio promossi, insomma ci sono molte cose che non vanno. Secondo me questo è un gel detergente, visto che insomma il profumo qua non è male, anche se secondo me anche qua non è che mi piace, però comunque non è proprio male come il bagnoschiuma. E questo anche carino nell'incio, infatti così sono tutti i prodotti. Ecco perché è importante anche giudicare l'utilizzo, non è che uno può giudicare soltanto dall'incio, perché deve avere buoni ingredienti, ma deve essere anche buono dal punto di vista della funzionalità. Non costando pochissimo, cioè non costano 1 euro, 2 euro, allora devono essere buoni, perché sennò che facciamo? Spendiamo i soldi inutili. Questo è gel d'aloe vera, sa tanti estratti anche qua vegetali, quindi questo qua diciamo che è delicato sul viso, ok, va bene. Io lo massaggio prima sulle mani, ci faccio fare un po' di schiumina sulle mani e quindi poi lo massaggio sul viso, ed è anche diciamo ti lava, insomma non è questa cosa. Però c'ha una cosa molto molto negativa che secondo me è da completamente da bocciare per un detergente viso: brucia gli occhi. E lo so che magari uno dice vabbè, è detergente viso, non detergente occhi, ed è giusto, questo non è formulato per gli occhi. Però ragazze, lo sappiamo che quando ci laviamo il viso, io per esempio questo lo uso la mattina e la sera dopo che mi sono struccata, ovviamente ti va a finire negli occhi, quindi deve essere preventivato. Cioè secondo me un detergente viso non deve bruciare gli occhi, perché secondo me non va bene. Che è ovvio che quando uno si lava il viso, anche se ha gli occhi chiusi, però vi assicuro che questo dopo sempre mi fa bruciare gli occhi, quindi è una cosa che anche questa qua mi spinge a, se ho altri detergenti, a non usarlo. Quindi secondo me è una cosa molto negativa che comunque mi fa almeno in parte bocciarlo. Poi c'è la crema viso. La crema viso è la cosa che mi è piaciuta un po' di più, perché io ho preso questa qua, giorno anti-age stella alpina, per pelli grasse e miste. Allora, io ho preso, ce n'erano varie, per pelle c'era quella più nutriente, quella anti-age, quella da notte. Io ho preso quella che secondo me era più leggera, cioè una crema da giorno per pelli grasse e miste, sì anti-age, però ci dice per pelli grasse e miste, pensando che potesse essere abbastanza leggera da potervela consigliare anche se avete la pelle appunto mista e grassa, da utilizzare di giorno sotto al trucco. Non è così, ragazze, perché comunque è una crema che è buona, anche questa qua c'ha un buon inci, è fatta bene, assolutamente non ha ingredienti dannosi, ok, però è una crema nutriente, è molto nutriente. Cioè non vi posso dire che se avete la pelle grassa potete utilizzare ogni giorno, poi dipende ovviamente dalle esigenze, però io la mattina voglio una cosa che subito si assorbe e che nel corso del giorno non mi fa uscire la lucidità sul viso, perché sennò poi si fanno le impurità. Quindi questa qua è una crema che io personalmente sto utilizzando la sera. La sera mi ci trovo bene, comunque è nutriente, mi fa la pelle morbida, liscia, e comunque mi piace comunque la sera avere questo nutrimento e questa idratazione. Ma quotidianamente, soprattutto adesso che comunque non fa tanto freddo, le temperature sono ancora un po' elevate, almeno da qua da noi a Napoli c'è sole eccetera, di giorno non mi piace utilizzarla, voglio una cosa molto più leggera che si asciuga subito. Se avete invece tipo per esempio voglio utilizzare qualcosa di che vi protegge un po' dalle rughe, che vi nutre la pelle, però non troppo pesante, allora ve la consiglio come crema notte, è molto buona. Come profumo questo non si sente, è quasi neutro, quindi ok, ci piace. Ed è molto densa, veramente molto molto densa, cioè proprio tipo una quelle creme burrose, quindi si vede anche da questo. E io dico, chissà le altre, quelle là tipo proprio per pelle matura da notte, devono essere proprio super ricche e pesanti, insomma, quindi c'ha i suoi pro e i suoi contro. Poi c'è questa qua. Questa anche ho comprato, ragazze, ed è una crema corpo a menta piperita. Anche questa qua l'ho presa a menta piperita e bambù, rinfrescante, idratante per peli normali. Ho detto, prendo questa qua, ci avrà un buon profumo. No, assolutamente, non è male. Diciamo che fra tutte le cose forse è quella che si salva un po' di più dal punto di vista della profumazione. E come crema questa qua, anche lì, insomma, non c'è male, perché anche questa qua c'ha begli ingredienti, mi piace, c'ha l'olio di girasole, c'ha vari estratti vegetali, c'ha l'estratto di menta, quindi comunque è tonificante, c'ha varie cose carine. È una crema corpo semplice, insomma, fluida. Mi piace molto qua il dispenser, così, perché è molto molto comodo. Una cosa negativa è che è molto fluida.
quindi diciamo è molto leggera, ecco, a differenza dell'altra questa è molto leggera, quindi è un po' quasi acquosa, non ti diventa proprio la pelle, sapete, io adesso per esempio l'ho messa sulle mani, no? A volte la metto sulle mani, talmente leggera che a volte non lo so, sembra quasi che non ho messo nulla, quindi non lo so, è molto, secondo me è troppo liquida e troppo acquosa. Va bene però se voi volete una crema che non vi unge e che insomma vi lascia la pelle fresca e asciutta, e quindi magari non avete una pelle secca ma avete una pelle sul corpo normale, allora va bene. Se invece volete maggior nutrimento non va bene, perché è molto molto leggera e così acquosa, shui shui. Poi la cosa che se vogliamo mi è piaciuta di più è questo qua, il balsamo labbra, e appunto questo qua è molto carino, praticamente è tipo un cremoso, che quindi non so se vi piace lo stick o no, però questo è molto cremoso, lo metti sulle labbra, non ha un cattivo sapore, non ha un cattivo odore, non ha proprio la cosa bellissima, però è carino e mi piace perché comunque ti nutre le labbra senza ungertele, quindi questo qua poi non costa tantissimo, quindi insomma è anche accettabile da questo punto di vista. Questo veramente mi è piaciuto. Voi mi raccomando ragazze, fatemi sapere nei commenti se voi avete provato questi prodotti, le vostre recensioni, se ne avete trovati altri di questa marca o di altra marca al supermercato, dove volete mandarmi missione Inci. Vi voglio dire un'ultima cosa, che c'erano anche altre cose nello scaffale che però mancavano, quindi io tornerò di nuovo in missione a Conad per trovare e provare anche le altre cose che c'erano, gli altri prodotti che c'erano, che, di cui adesso non ho parlato, quindi ben presto vi farò una nuova recensione, vi parlerò sia dei prodotti nuovi sia vi dirò anche aggiornamenti su questi prodotti. Per quanto riguarda il tonico, so già che me lo chiederete, non l'ho comprato, c'era ma non l'ho comprato perché nell'Inci c'è una grossa quantità di alcol e voi sapete che io l'alcol non lo amo mai sul corpo, in particolare sul viso, perché comunque è molto disseccante, quindi io il tonico lo prendo sempre che non ha una grossa quantità di alcol. Qua c'è alcol dopo l'acqua, sicuramente perché ci sono molti estratti naturali che sono solubili in alcol, però ciò vuol dire che questo qua è troppo aggressivo, quindi può essere disseccante. Comunque io poi sono un soggetto allergico, quindi assolutamente sul viso non voglio mettere cose che hanno alcol. E poi vi ho detto, vi parlerò presto degli altri prodotti. Se vi è piaciuto questo video mi raccomando mettete un bel pollice in su, che fanno sempre piacere se vi piacciono i video sui prodotti da supermercato, così ne faccio tanti tanti altri. Aspetto i vostri commenti, vi lascio nel box informazione i link dei video che ho fatto, vlog appunto al Conad, e le recensioni dei prodotti di cibo, e vi mando un bacio grandissimo. Ciao.